Champions League match is starting in 30 minutes. Baba! Virgil, Jerry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Il momento più difficile per una famiglia con un bambino che è affetto da una malattia genetica rara è scoprire che quel bambino non può fare le solite cose che fanno gli altri bambini. Clara ha un ritardo motorio, linguistico e cognitivo. Andrà a perdere tutte le sue facoltà cognitive, anche primarie, e chiaramente le prospettive di vita sono brevi. Chiama adesso l'800 93 51 51 e sostieni la ricerca Telethon con 10 euro al mese. Sostengo con la donazione regolare Telethon perché dopo aver visto la sofferenza a cui sono sottoposti questi bambini, credo che non si possa rimanere indifferenti. Le malattie genetiche rare sono uno tsunami. Arianna non riesce a stare seduta da sola, ha difficoltà a tenere il capo e i suoi gesti spesso non sono intenzionali. La pecora com'è morbida. Ci regala sorrisi poche volte l'anno. Chiama l'800 93 51 51 e diventa anche tu donatore regolare Telethon. Con la donazione che faccio regolarmente a Telethon vorrei donare loro un futuro. Per noi non c'è altra speranza che quella della ricerca. La ricerca è fondamentale, è proiezione verso il futuro, è conquista. Senza ricerca non abbiamo un futuro. Chiama ora l'800 93 51 51 o vai su telethon.it e sostieni la ricerca. I capelli sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi ho scoperto Restivoil. L'olio shampoo con azione antifurfora immediata ed antiricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli. A prova di bacio. Restivoil, azione antiricomparsa fino a 6 settimane. Per performance antifurfora superiori, scopri le 5 azioni di Derma Expert. Shampoo più siero. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia! Perché per noi la passione fa la differenza. Betsson.sport. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Conad presenta Sapori di Pasqua. Arriva la Pasqua, il momento perfetto per un viaggio nell'eccellenza e nel gusto del nostro territorio. Festeggia con le offerte Conad. E 19:30 minuti di questo martedì 26 marzo 2024, benvenuti a un'altra puntata di Alta Quota qui su Top Calcio 24. Il tema è quello che ormai ricorre a diversi giorni in Italia, vedete anche nel titolo, sentenza era attesa per oggi, sentenza è arrivata. Francesco Acerbi ha assolto dal caso di presunti insulti razzisti a Juan Jesus per mancanza di prove. Adesso andremo a vedere anche il commento, anzi il comunicato della Procura federale, e così poi andremo anche un po' a vedere tutte le reazioni. Vi preannuncio un comunicato al fuoco davvero da parte del Napoli, vedo tra le righe anche una penna, quella di Olio De Laurentiis, anche abbastanza riconoscibile visto appunto quanto sia stata animata come diciamo come scrittura. Ne parliamo insieme ai miei ospiti qui in studio. Con noi c'è Teodora Stefanova. Sì, buonasera, ben ritrovati, grazie. Ciao Teodora. Sì. C'è anche Giulio Peroni. Buonasera Federico, buonasera a tutti voi. Abbiamo già avuto di parlare in modo con te, Giulio, anche nei puntate precedenti, per cui toccheremo evidentemente questo tema. E poi c'è anche Michael Crisci. Ciao Michael, come Ciao, stai? Ciao Fede, molto bene, buona serata a tutti. Ovviamente senza avere un tono da funerale, però evidentemente ci sarà molta serietà. In questo chiediamo, come sempre c'è stata in realtà, anche da parte dei nostri ascoltatori, serietà, e vi prego anche un po' di pacatezza in questi
messaggi, vi ripeto il numero, il 347-841-5096 per i vostri WhatsApp. Vi ricordo, firmatevi quando ci scrivete e non chiamateci, perché comunque non potremo rispondervi in questo caso, per cui il numero WhatsApp ce l'avete. Partiamo, per chi magari non ha avuto modo di leggere il comunicato, da quella che è appunto la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea, che dopo aver chiesto un ulteriore, diciamo, approfondimento da parte della Procura federale nella figura del procuratore Chinè, è andato a emettere questa sentenza che vi leggiamo soprattutto nella parte finale, perché ha una certa, in qualche modo, ha una certa importanza soprattutto per le parole utilizzate evidentemente in questo caso. Io vi direi, partiamo dalla fine perché è la parte più importante, poi ripercorriamo per tappe perché sono citate tematiche importanti anche nella sentenza, e poi andiamo a vedere appunto tutti i risvolti, andiamo anche un po' a tracciare quello che potrebbe essere la stagione a questo punto anche per le squadre, per gli atleti interessati, perché sicuramente non è una cosa che, ci diciamo anche nel fuori onda, lascerà indifferenti sia i personaggi sia il mondo intorno a loro. La sentenza la leggiamo nella sua parte conclusiva perché è importante arrivare a questo punto. Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, di non applicare le sanzioni previste articolo 28 del codice di giustizia sportiva nei confronti del calciatore Francesco Acerbi. È la parte finale, non è un riassunto, però ha tante parole importanti. In questo caso si parla di contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, ma si parla anche di livello minimo di ragionevole certezza. Giulio, sono tante parole chiave, io ti chiedo, sono le parole giuste per dare questa sentenza? Perché in questo caso qui era francamente il rischio più grande, era non accontentare nessuno e far scontenti tutti. Questa sentenza sembra che stia lasciando questo strascico. Beh, intanto bisogna dire, per così anche per rispetto nei confronti di un'istituzione come la giustizia sportiva, che le sentenze si commentano ma non si giudicano, perché allora annulliamo tutto. Allora è una, come dire, una sentenza molto tecnica. C'è la garanzia del fatto che non ci siano prove, e finché c'è prova, fino a prova contraria, appunto, scusate il gioco di parole, c'è il garantismo, quindi non c'è colpevolezza. L'arbitro non ha sentito, non hanno sentito altri giocatori, quindi a quel punto era un testa a testa tra i due giocatori. Il giudice ha pensato bene, non ci fossero gli estremi, visto che poi la sanzione in questi casi non è una sanzione con la S minuscola, ma stiamo parlando di una sanzione molto pesante, quindi stiamo parlando di 10 giornate, stiamo parlando di una, come dire, non di qualcosina, ma di un qualcosa che nella nostra giurisdizione sportiva è considerata molto grave. Il giudice ha pensato bene che le prove non fossero sufficienti per applicare una sentenza così forte come avviene in questi casi, quindi ci sta. Cioè, tecnicamente, ora al di là del mi verrebbe politichese, ma non è il politichese, è il giuridichese, che non esiste come parola, la diciamo, quindi grande tecnicismo nella formula della sentenza, ma c'è un dato di fatto, cioè non si può provare che queste parole siano uscite di bocca, non ci sono testimoni, e quindi in mancanza di prove. Sì, e questo anche, tra l'altro, ripercorrendo, come dicevo prima, un po' anche la sentenza, vediamo anche in questo secondo, diciamo, stralcio della sentenza, appunto, della giustizia sportiva, rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa, ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, Juan Jesus in questo caso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale. Insomma, Mike, è questo il vero punto, quello che diceva Giulio, certo. È la parte cruciale. Oltre alla parola di Juan Jesus non si è arrivato ad altre prove concrete che provassero che Francesco Acerbi, in quel caso, al 13° del secondo tempo di Inter Napoli, si sia rivolto a Juan Jesus con epiteti razzisti. Non che non ci sia stata una polemica tra i due o un litigio, perché si è visto, però non si è arrivato a avere l'evidenza che ci fosse di mezzo un aggravante razzista. Diciamo che è una cosa nuova per la giustizia sportiva, siccome da sempre nella giustizia sportiva è l'accusato che deve portare delle prove per discolparsi. Ecco, diciamo che
la natura della giustizia sportiva è sempre stata un po', mi verrebbe da dire, sovietica, un po' sommaria da questo punto di vista. Ecco, quindi questa potrebbe essere una sentenza nel suo piccolo o nel suo grande, adesso, che può far giurisprudenza. Perché secondo me è giusto comunque sia che senza prove una persona non venga condannata, è molto semplice. Poi possiamo fare tutti i discorsi del mondo, possiamo pensare che l'abbia detto sul serio, possiamo pensare che Juan Jesus sia impazzito, tutto, possiamo discutere di tutto, però andando sul tecnico le prove non ci sono e quindi giustamente Acerbi viene assolto. Poi ci saranno sicuramente gli strascichi, questo non vedo alcun dubbio, ci saranno strascichi polemici, abbiamo visto il Napoli come era agito. Poi però anche lì ogni volta mi ricorda per esempio la situazione di Lukaku l'anno scorso in Coppa Italia, no? Alla fine diventa una questione di squadre con giornali che difendono una fazione e alla fine il tema razzismo viene quasi ridicolizzato. Diventiamo quasi tutti ipocriti e ci mettiamo a fare, sono tutte fazioni, alla fine il punto cruciale, cioè la discussione sul razzismo, sulla discriminazione, viene sostituita da una lotta tra bande, lotta tra squadre. Però tra attenzione, fazioni. In quel caso lì però mi permetto di sistemare un po' il tiro, in quel caso lì però fu una cosa insomma, diversa, perché si parla di un caso in cui dei tifosi e un gruppo certo, comunque certo. Di tifosi no, contro certo, ma un giocatore, in questo caso la cosa che andrebbe un po' implicata era che un professionista, che qua abbiamo detto spesso ovvio, ma potesse sì, essere però un esempio io per dico, qualcuno. Alla fine comunque il discorso razzismo viene lasciato da parte e poi diventa una sorta di guerra tra fazioni, tra certo. Squadre, quello dico, cioè il discorso, il punto focale viene lasciato perdere per le solite battaglie, con lotte tra bande, tra tifoserie, tra squadre. Guarda, ti chiedo un commento anche a te su quello che abbiamo detto finora, poi andiamo avanti perché sono ci sono altri aspetti tutto. Che vorrei approfondire. D'accordissimo con tutto, è un argomento molto delicato come abbiamo visto e io non sono né giudice sportivo né niente, però posso dire che assolutamente non ci sono le prove e questa cosa un po' rimani tutto abbastanza senza una giustificazione di risposta, anche in un certo senso ha deciso un nuovo giudice e se questa cosa non è assolutamente dimostrabile, parola contro parola, questa cosa però non deve mai cadere. Io posso dire solo questo perché veramente è una cosa che io credo in futuro saranno sempre più attenti, più prudenti di questa cosa che è chiaro che se arriva di questa cultura. Certo, certo. Ti dico, hai toccato un tema importante, sì. Poi ci arriviamo anche su questo, perché in realtà sì. Questo caso farà veramente giurisdizione e giurisprudenza, perché è andato oltre la giustizia meramente sportiva, ha fatto veramente è diventato un caso di giustizia, e questo è veramente quello che farà scuola in futuro. Io vi porto ancora un attimo sull'avvenimento stesso, perché qua forse si centra il punto, perché qui è lo snodo cruciale di tutta la sentenza. Poi si andrà anche, leggeremo anche le parti in cui giustamente il comunicato condanna comunque qualsiasi episodio provato che sia di razzismo, e non va evidentemente a condannare chi aveva condannato, ovvero non va a prendersela con Juan Jesus, perché poi il Napoli va su quella sponda lì, ma non è questo il caso della sentenza. Ma arriviamo al punto cruciale secondo me, ovvero quello in cui si parla anche dell'avvenimento, ovvero di cosa è successo a quel 13° minuto del secondo tempo e anche con l'arbitro Federico Lapenna, come è andata la dinamica, ovvero in questo stralcio ritenuto di dover permettere che l'odierno procedimento sia incardinato presso il giudice sportivo nazionale, ovviamente sulla base della ricostruzione dei documenti ufficiali, in particolare di quanto riportato dal referto del direttore di gara circa gli accadimenti in campo al 13° del secondo tempo, puntualmente rappresentati dall'arbitro medesimo, che riferiva in particolare. Questo è quello che ha riferito Federico Lapenna sull'avvenimento di Inter-Napoli tra Acerbi e Juan Jesus. Quanto segnalato dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi, la piena disponibilità manifestata all'arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione, l'interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori, la ripresa del gioco infine in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo. Insomma Giulio, la motivazione è che Federico Lapenna, l'arbitro, ha dato in quel momento lì pieno ascolto a Juan Jesus, alle sue motivazioni, e lì era il momento in cui se Juan Jesus avesse creduto l'offesa di Acerbi
meritevole di un comportamento di questo tipo, l'arbitro era pienamente pronto a prendere posizione a favore del giocatore. Questa cosa qui sia vuol dire che era il momento lì per Juan Jesus di farsi sentire, però questo può essere visto come quindi un'ammissione da parte dell'arbitro che ci fossero gli estremi? Beh, è un po', diciamo, un bel tunnel. Allora, io penso che l'arbitro abbia accolto la richiesta di intervento da parte del giocatore del Napoli. L'arbitro non ha sentito e, come si dice, la parola mia vale come la tua. Io credo, se possiamo fare un passettino in avanti, sì, che perdono un po' tutti in questa vicenda, molto anche il giocatore del Napoli. Io sono abituato, evidentemente per tutti i capelli che ho, a una generazione di calciatori che, e ogni tanto lo dicono ancora, che le cose di campo devono rimanere lì. Questo non giustifica la frase eventuale discriminatoria, ma la frase discriminatoria, per quanto brutta, infelice e che doveva essere sistemata poi con un chiarimento one to one, non giustifica l'atteggiamento un pochino puerile, a mio avviso, mi permetto di dire, da parte del giocatore del Napoli. Vai a fare la spia, prendi e te la vedi col giocatore, e sono certo che poi a quattro occhi, tra uomini, perché stabiliamo che sono due uomini, stabiliamo che l'uomo dell'arena, ve lo ricordate Gianluca Vialli, l'uomo dell'arena, il discorso meraviglioso fatto prima della finale degli europei, vuol dire che tu stai in un'arena, in quel momento sei un gladiatore. E quindi, certo, ci sono cose lecite e cose non lecite, ma mi dovete spiegare perché, cioè, se tu entri e sfasci le gambe di uno, magari gli rovini la carriera, non pigli 10 giornate. Se colpisci la mamma, la fidanzata, il figlio, non pigli 10 giornate per quella parolina. Peraltro, e questo va detto, voglio fare un po' l'uomo contro il corrente, usata da Vasco Rossi, usata da Edoardo Vianello, prima non si poteva dire, adesso è, come dire, è l'inferno. Allora, è una frase estremamente sgradevole per chi l'accoglie e grave, e qui andiamo alla colpa, se mi permetti, di Acerbi. Acerbi, 36 anni, sei un leader, sei maturo e lo sai che certe cose puoi dirle, altre no. Quindi, se sei andato a scusarti, hai fatto bene. Se è vero che non l'hai detto, hai fatto bene a rivendicare la tua non colpevolezza. Sapete come andava chiusa? Non a Taraluce Vino, a, come dire, con un atteggiamento di maturità avrebbero dovuto fare una bella conferenza stampa, magari, attenzione, un insieme, incontro in una scuola liceale o delle medie, entrambi raccontando che certe cose non devono avvenire, che però lo sport è fatto di, che il razzismo è una cosa grave, e invece no, è diventata una cosa. Ci auguriamo che possa esserci anche l'occasione. In realtà loro erano, cioè, insomma, alla fine della partita Juan Jesus va a parlare con la TV, non so, mi ricordo se con DAZN o con Sky, no? E dice: sono cose di campo, cioè, le abbiamo chiarite in campo. Poi effettivamente Juan Jesus è esploso quando Acerbi torna e dice: io non ho detto, non lo so, magari forse lì Acerbi avrebbe potuto glissare, ecco. Però a quel punto lì è una coerenza di posizioni, se vogliamo. Ma perché non era stato discolpato? A quel punto, scusandosi, l'altro doveva dire: ma è finita qua, sì, signor arbitro, guardi, no, anzi, sì, ho sentito male. Ma ecco, hai un punto da aggiungere sul tuo pensiero? Nel senso, quello che voglio dire è che è successo in realtà poi loro erano riusciti a chiarire la situazione. Sono state alcune dichiarazioni fuori dal campo che poi hanno fatto la reazione di Juan Jesus. Probabilmente Juan Jesus si aspettava delle parole diverse da Acerbi e magari avevano raggiunto, cioè, l'intesa era, io non so Acerbi cosa avrebbe dovuto dire secondo Juan Jesus, sinceramente. Magari si aspettava di dire, poteva dire sono cose di campo, l'abbiamo chiarite, invece di dire no, ma io non ho detto niente. Forse, ecco, poteva essere quella la chiosa che magari non avrebbe mai fatto esplodere Juan Jesus e poi nascere il caso, perché secondo me se l'avessero chiusa lì in quel momento lì, probabilmente lì non avrebbero neanche aperto l'inchiesta. Lì il vero, diciamo, cortocircuito, secondo me, è a livello comunicativo, francamente, non da parte di Acerbi, perché Acerbi è un giocatore, 36 anni come dicevamo, però che si è guadagnato la nazionale, che viene rimandato via per una colpa che non sente di aver commesso. A quel punto lì, chi lo manda un po' in balia dei giornalisti pronti alla stazione centrale, lì
chi doveva gestirlo e non lo ha gestito ha sbagliato, perché in quel punto lì, sia a livello professionale sia a livello umano, è un momento in cui non devi far parlare quel giocatore, quell'uomo, per una serie di motivi che abbiamo già detto qua, e direi che è abbastanza evidente che lì tutto salta per un meccanismo in cui un giocatore viene privato della nazionale, reagisce in maniera sconsiderata a livello proprio umano, ma doveva essere placato da qualcuno che fa quello di mestiere e non lo ha fatto, perché alla fine se quel filtro lì ci fosse stato, forse tutto questo cortocircuito, forse no, e anche questo minimo, ripeto, a prescindere da quello che si sono detti, secondo me se lui avesse detto l'abbiamo chiarita, però ti basta, ripeto, lì la colpa non è di Acerbi, che, cioè lì la colpa in quel momento in cui ti vengono a prendere i giornalisti e tu sei con la luna storta è di qualcuno che è pagato per farti da tappo e deve dire non parlare, stai zitto, e lui sta zitto, cioè quella è la cosa che mi è mancata. E però lì non sarebbe nata più nell'inchiesta, non sarebbe finita. Sì, e posso dire che entrambi sarebbero un po' risparmiati giorni abbastanza complicati. Guardiamo però al volo, poi vi prometto pubblicità, e dopo guardiamo la marea di messaggi. Vi ringraziamo per la presenza sia su WhatsApp sia nella chat del nostro canale YouTube, che vi faccio anche vedere nel nostro canale Fulvio Collovati Official, anche con la moderazione in chat del nostro Francesco Facchini, che ringraziamo appunto per il coordinamento in questo caso. Andiamo ancora con quella che è appunto la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea, perché ci sono altri due passaggi che voglio leggere per completezza, anche per poi dare la dimensione della reazione di Juan Jesus, ma anche soprattutto del Napoli, perché c'è un comunicato che vi risparmio e vi leggiamo nella seconda parte. Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali con l'ausilio del direttore di gara, comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall'atto del proferimento di alcune parole da parte dell'Acerbi nei confronti di Juan Jesus, è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente, con modalità tali cioè da non essere percepite da altri calciatori. E questo è un altro aspetto che ha fatto la differenza, da non essere percepite da altri calciatori. Questa è già una cosa importante da parte del calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso del medesimo offendente, il cui contenuto discriminatorio, però senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video o finanche testimoniale. Per cui questo è il vero punto: una offesa c'è stata, ma non tanto plateale dal far saltare all'occhio, all'orecchio di chi fosse intorno a loro, giocatori o arbitro, che sia un qualsiasi dubbio su questa dinamica. Questo è un altro aspetto molto importante, tant'è che porta poi, per forse la prima volta, la più importante in questo comunicato, alla parola nessun riscontro probatorio, che qui cambia un po' la questione. Siamo in ritardo, però un passaggio che va chiarito anche su questo aspetto, perché la FIGC giustamente si è espressa anche su questo, è relativo all'atto di razzismo quando è provato, perché c'è un passaggio importante. Rilevato altresì che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, per di più quanto riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre non di meno e a fortiori che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio o quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza. Insomma, Mike, questa parte qui va a dire: il razzismo lo condanniamo, va condannato con il massimo della pena che abbiamo previsto per questa cosa, ovvero 10 giornate o un arco di tempo deciso a priori, ma non possiamo condannare con questa massima pena chi non è provatoriamente colpevole. No, come dicevamo prima, cioè non è la parola di uno contro la parola dell'altro, e quindi da quel punto di vista possiamo fare congetture, possiamo dire per me l'ha detta, non l'ha detta, l'ha detta in un modo, l'ha detta in un altro. Cioè anche lì, quando parlano del tono, cioè uno può dire le cose più terrificanti anche all'orecchio, bisbigliandole, quindi non è quello il punto. Però effettivamente, se non c'è la prova, dovrebbe far sempre così la giustizia sportiva. Il fatto è che non fa sempre così, è molto più sommaria di quello che è successo oggi.
ecco, se cominciassimo veramente, potrebbe far giurisprudenza e potremmo cominciare veramente a pensare a una riforma che renda giustizia alla giustizia, scusa se uso questo, che insomma la giustizia deve essere giustizia, insomma, se non ci sono prove è giusto che tu non venga, per carità, poi io capisco che io già leggo anche su YouTube, come dicevo, comincia anche la battaglia tra fazioni. È chiaro che qui stiamo facendo una discussione sul tecnicismo, su come dovrebbe funzionare la giustizia. È ovvio che poi i discorsi sul razzismo, sui comportamenti sono altre sfumature, ma che non possono centrare con quello che è una sentenza di questo tipo, che purtroppo è inattaccabile. Purtroppo in generale è inattaccabile, nel senso, purtroppo meno male che è inattaccabile. Assolutamente, questo è un po' il quadro. Vedo anche dalla chat di YouTube, appunto, che ci sono richieste sia per leggere il comunicato del Napoli, e lo faremo, ma anche per arrivare a delle risvolti. E vi prometto, adesso leggiamo una quota da Outshaker, poi ripartiamo con i vostri messaggi WhatsApp, andiamo al comunicato del Napoli e pensiamo anche ai possibili risvolti futuri per Acerbi, per Juan Jesus e per le squadre in questo momento in qualche modo coinvolte. Però andiamo a vedere le quote, perché questa sera è stata importante per il calcio europeo. Ci sono i tre spareggi da giocare per quanto riguarda Euro 2024. Uno di questi in programma questa sera alle 21 è Ucraina-Islanda. Ucraina favoritissima in questo caso, con quote di 1,53 per Betfair, 1,55 per Sisal, 1,57 per Golbet. Il pareggio nei 90 minuti a 3,75 per Golbet, 3,90 per Sisal, 4 per Betflag. L'Islanda vincente a 6,20 per Golbet, 6,50 per Betfair, 6,50 anche per William Hill. Ucraina-Islanda, chi va a Euro 2024, Teodora? Ucraina. Con la supplementare, qualcosa se la gioca. Giulio? Penso anch'io. Ucraina, è un'ottima squadra. Ucraina, quindi avanti per i nostri ospiti. Noi facciamo così, andiamo in pausa, poi torniamo per un'altra parte di alta quota. State con noi. Fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro, con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi e ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Poker Stars News, il sito di news con tutte le statistiche e gli approfondimenti sui tuoi sport preferiti. Scopri di più su Poker Stars News, lo sport a 360 gradi. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro, con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi e ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Gioca Fagostani, segui QSOS, fai il pronostico sulla partita del giorno e se rispondi esattamente puoi vincere ogni mese una delle bellissime macchine Caffè Agostani in palio, insieme a 80 capsule. Partecipa e vinci il campionato Caffè Agostani. The Champions League match is starting in 30 minutes. Baba! Virgil, Jerry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Totti!
come uno di famiglia. Bentrovati all'Alta Quota, un programma di Media 5 in collaborazione con Odd Shaker. Mi segnala anche il nostro regista Enrico che siamo molto in ritardo, per cui leggiamo al volo dei messaggi, poi nel terzo blocco, ve lo prometto, leggiamo anche il comunicato al fuoco del Napoli. Sono tutti messaggi in realtà che si dividono molto tra la vergogna riferita per l'assoluzione di Acerbi e chi giustamente va avanti nel dire se non ci sono prove come lo si fa a condannare. Io prima di leggere qualcuno più specifico, perché ci sono anche delle considerazioni interessanti, vorrei chiedere una cosa però a Giulio. Qua c'è però il rischio del metodo profondamente italiano, della serie del un giocatore accusato ma poi assolto rimane nell'ideale italiano comunque colpevole, perché anche se la prova è stato scagionato, assolto, certo, rimane comunque colpevole di una colpa che avrebbe commesso e poi non ha commesso. Questo è un grande guaio. Perché comunque c'è un mainstream, c'è un pensiero comune, perché ci sono dei temi difficili da toccare, non si possono fare distinguo, io mi sono permesso di farli. Cioè, ripeto, io non sto prendendo le difese di Acerbi, io sto dicendo che Acerbi, anzi, quest'uomo è un uomo, sa benissimo a cosa va incontro, si dice una parolaccia o se usa dei termini, come dire, di un certo tipo e di una certa gravità. Dico semplicemente che però bisogna essere misurati, cioè bisogna usare il buon senso sia nell'essere colpevolisti e innocentisti. Tanto se l'ha detto o non l'ha detto lo sanno solo i due giocatori, il giudice ha stabilito così e quindi Acerbi adesso non va colpevolizzato, secondo me no, perché comunque c'è una sentenza. Poi lui, per esempio, se non ho capito male, avrebbe anche detto ti faccio nero, frasi di questo tipo, sì, cioè un pochino, quindi io però dalle immagini si vede un atteggiamento colloquiale tra Acerbi e Juan Jesus, non si vede un atteggiamento, come dire, di discriminazione, non si vede un atteggiamento di astio tra due, anche da parte di Acerbi si vede che, come dire, dall'espressione facciale, dal movimenti delle mani, da come dire interagiscono. Ma allora perché dobbiamo creare un caso più grande di quello che è? Guarda, la frase, se ci fosse stata, sarebbe stata una frase infelice e ripeto, non sarebbe male portarli davanti a un liceo tutte e due a fare pace. Guarda, questo però ci pensiamo più tardi, perché in realtà arriva un messaggio interessante di Riccardo, sempre al nostro numero che vedete anche in sovraimpressione. Mike, voglio commentarlo con te perché convinto dalla disamina che abbiamo fatto in questo caso, vorrei chiedere una cosa: se il giudice sportivo non ha ritenuto punibile Acerbi perché non ci sono prove che la frase sia stata detta, allora la sentenza ha giudicato il calciatore del Napoli come un bugiardo. Ti chiedo, la sentenza ti sembra porti in questa direzione? Perché c'è una terza via, che nel senso che uno ha ricevuto un atteggiamento offensivo, l'altro non si fa colpevole di quell'offesa. Però c'è il rischio che poi alla fine in questo caso la sentenza, se non condanna uno, punisca quasi indirettamente l'altro? No, in questo caso no. In questo caso no. Io credo che Juan Jesus ha le sue ragioni. Ripeto, le avevano mantenute in campo, poi per alcune ragioni sono uscite fuori anche dal campo. Però ripeto, qui è proprio, cioè lo fanno capire in tutti i modi nella sentenza, cioè con una serie di giri di parole. Loro avrebbero potuto anche scrivere due o tre parole: non abbiamo prove. Ma non abbiamo prove, nel senso non abbiamo materiale su cui giudicare. L'hanno detto a più riprese, però. Appunto, infatti io lo so che può dar fastidio a qualcuno, però sai, poi alla fine si andrebbe sulla strada del famoso sentimento popolare, che ripeto, per la giustizia sportiva è sempre stato qualcosa di cioè, diciamo che l'hanno sempre cavalcato. In questo caso non hanno cavalcato, in cui penso che questa sia una sentenza comunque sia molto in antitesi rispetto ai canoni della giustizia sportiva. Lo continuo a ripetere, voglio battere su questo punto. Quindi sì, potrebbe fare anche giurisprudenza. Facciamo così, andiamo al volo a vedere una quota, poi torniamo in diretta, perché abbiamo fatto un blocco molto lungo il primo per dare anche una sorta di oggettività alla vicenda per poi commentarla insieme. Andiamo ancora sul nostro comparatore numero uno in Italia, Odd Shaker. Guardiamo il terzo di quelli che sono
gli spareggi in programma questa sera, perché uno è supplementare, Galles Georgia Grecia sullo 0-0 dopo i regolamentari, il terzo è Galles Polonia, il Galles favorito, ma è un match veramente equilibratissimo secondo il nostro comparatore, perché 2,60 vittoria del Galles per SNAI, 2,63 per Betfair, 2,65 per Sisal, e la vittoria della Polonia a 2,88 per Betfair, 2,90 per William Hill, 2,90 anche per Better, il pareggio nei 90 minuti dato a 2,90 per Bet365, 2,90 per Betfair, 3 per William Hill. Galles e Polonia, chi va a Euro 2024, Teodora? Ma anche qua parità fino alla fine, anche supplementari. Ok, poi passa? Rigori, credo che Galles. Galles, avanti. Giulio? Non lo per so. Quanto la Polonia, cioè io non la, la darei per morta. Quindi, quindi Galles Polonia e Michael Crisci mi dice. Dai, Polonia, io dico dai. Polonia perché è Lewandowski. Polonia perché è ancora Lewandowski, ok. Questo è un po' il quadro per quanto riguarda gli spareggi di Euro 2024. Facciamo così: pausa, poi torniamo a leggere il comunicato al fuoco del Napoli. A tra poco. Fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro, con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi e ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro, con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi e ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. The Champions League match is starting in 30 minutes. My lucky sock. Honey, my sock. Totti! Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Ma che cosa... Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. The Champions League match is starting in 30 minutes. Baba! Virgil, Thierry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Yeah.
Torniamo in diretta per la terza parte di Alta Quota, puntata doverosamente dedicata totalmente al caso relativo a Cerbi Buongesso, alla soluzione del difensore nerazzurro, alla sentenza e in questo caso alle reazioni, perché è arrivata una reazione silenziosa ma significativa da parte del difensore brasiliano, ma soprattutto è arrivato forse la cosa peggiore poteva esserci in questo caso, ovvero il comunicato del Napoli, non intanto per il comunicato in sé ma per il contenuto che adesso andiamo a leggere. E io vi chiederei veramente anche ai tre ospiti, Crisci, Peroni e Stefanova, che sono tre comunque esperti di comunicazione, professionisti della comunicazione, anche di andare a toccare con mano e provare a parlare di quello che sia veramente il risvolto di un comunicato così. Parte già in questo modo, a parte il titolo "Io sto con JJ", l'hashtag che lancia il sito del Napoli con la foto appunto del difensore della squadra partenopea. Il signor Acerbi non è stato sanzionato, e già l'inizio fa capire il tono di tutto il comunicato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la giustizia messa tra virgolette sportiva, essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti. Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte, perché non irrogare a quest'ultimo alcuna sanzione? Perché poi, lo dice sempre la sentenza, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa, nessuna decisione è stata data dalla giustizia sportiva a riguardo per punire il responsabile, Acerbi in questo caso. Restiamo ancora più basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo. Continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione. E ancora l'hashtag "Io sto con JJ". Giulio, ti vedevo perplesso, però ho comunicato che personalmente mi sembra gettare benzina sul fuoco dell'odio che purtroppo questa vicenda ha generato. È un comunicato molto di pancia, molto troppo, senti, troppo di pancia. Volevo troppo essere di pancia. Io non di pancia nel comunicare che è un po' di pancia. Diciamo che un ufficio stampa ci si aspetta un massimo rispetto per la società Napoli, per De Laurentiis, per tutto il popolo napoletano, città fantastica, ma questo è un comunicato stampa troppo emotivo. Allora, un ufficio stampa dovrebbe in questi casi, come dire, non esacerbare, dovrebbe, come dire, smussare. La vicenda si è chiusa, dobbiamo cercare di essere, non di far untare luce vino gratuito, però di essere superiori, no? E tante volte il silenzio, comunque il semifilenzio, è una forma di maturità. Per cui un comunicato, io mi aspettavo un comunicato del tipo "accettiamo", un tre righe, accettiamo come giusto che sia una sentenza, auguriamo al nostro giocatore il meglio, e anche ad Acerbi, addirittura citando anche l'altro giocatore, e siamo per un futuro magari di una stretta di mano che farebbe bene al calcio e a tutti i tifosi. Bene, a volte bisogna essere un po' democristiani, ma evidentemente è un modo di dire, sì, cioè sì, sì, certo, equilibrati. Evidentemente viviamo in un mondo polarizzato dove si è o estremamente di qua o estremamente di là, però, e anche gli uffici stampa. Senti, che io non vedo sinceramente un'ideologia dietro, io vedo veramente una, non dico, non voglio essere cattivo, però vedo una marcare una posizione non per difendere il giocatore, ma a me sembra veramente che sia stato fatto solamente per difendere il valore della squadra. E questa cosa, poi voglio sentire anche Michael, proprio anche da Teodora, tu, cioè comunque parliamo di comunicazione, qua c'è una comunicazione veramente da, non so, da penna rossa, come si diceva, veramente da essere bocciate a qualsiasi corso, perché c'è una comunicazione che fa acqua a tutte le parti. Io sinceramente, fossi Juan Jesus, non sarei contento di un comunicato così, perché non c'è supporto per me Juan Jesus. Sono d'accordissimo, perché comunque difendere la squadra, come stanno dicendo, e sono d'accordissimo con tutto questo che ha detto tutti voi. E io cosa ti commento, cioè veramente De Laurentiis e Napoli non si aspettavano probabilmente a questa sentenza, e sono sentiti un po' come che non c'è giustizia per questa cosa, non lo so. Io veramente non so come faccio commentare una così. Beh, comunicato di stampa. Di sicuro, Fede, di sì. Norma in queste situazioni
qui in questo paese ce la caviamo sempre con le soluzioni all'italiana, no? Che accontenta un po' l'uno, accontenta un po' l'altro, cerchiamo di non scontentare. Diciamo che questa forse è la prima volta, insomma, che una decisione è così netta e comunque così circostanziata, e quindi capisco che possa aver provocato delle reazioni. Giustamente si dice una reazione di pancia. A me non piace che poi diventi una sorta di, come hai detto tu, cioè una sorta di difesa della squadra, come dire, è stato attaccato il Napoli, ma credo che sia stato attaccato il Napoli, cioè, e allora diventa una sorta di lotta tra fazioni, tra squadre, cioè, tu qua vedi il supporto per Juan Jesus in questo comunicato? Assolutamente no, poi l'hashtag è sicuramente, certo che no, alla fine poi loro dicono, poi loro possono anche dire, va bene, l'ipocrisia su come viene gestito il razzismo, guarda, io posso anche essere d'accordo con loro, però ripeto, a me questa idea di, come dire, rendere un argomento così importante, una lotta tra tifosi, una lotta tra squadre, tra colori, non mi piace. Nel senso, ripeto, loro possono dire che c'è un po' di c'è un po' di ipocrisia nel gestire la questione razzista, perché lo vediamo. Però loro lo dicono, però poi si comportano, predicano bene e razzolano male. Di semplicemente quella roba lì, non dire il resto. Non predicano neanche bellissimo in questo caso. Tra l'altro arrivano tanti messaggi su una caterva, l'ultimo blocco è dedicato totalmente alla lettura dei messaggi per aumentare il dibattito e provare a dare più risposte possibili. Però Daniele ci scrive un messaggio su questo comunicato, e sembra un comunicato che dice alla società, un comunicato che dice: dite alla società di combattere il razzismo e poi siete voi a fare il contrario. Sinceramente non vedo questo, anche perché sarebbe quasi una missione, un sentimento quasi condivisibile se fosse quell'ottica lì. Qua vedo totalmente un'ottica distruttiva in cui non vai né a dare manforte al tuo giocatore in primis, né alla causa, né al giocatore Acerbi, che vai quasi a mettere veramente alla gogna ulteriormente come società. Questa cosa è imbarazzante. Io ti faccio parlare, Giulio. Finale. No, dico solo se devi andare. Vai. La frase finale è abbastanza, insomma, un po' imbarazzante, quella del comunicato, quella del "e da ora in poi noi non parteciperemo più a iniziative". Quindi una sorta anche di... Continueremo a farle da soli. Vabbè, io non lo so. Però non fai tutta quella papardella prima se c'è quella roba là. Sì, ma è una serie di frasi veramente... Puoi anche dirlo e pensarlo, però non dici quello che hai detto prima, perché sennò poi svilisci già dall'inizio quello che è il fulcro di questa cosa, cioè la lotta al razzismo. Ma scusate, ma secondo voi, al di là di quello che gli ha detto l'arbitro, avendo sentito i due giocatori, non ci sono altri testimoni, ha sentito i due giocatori, non è che magari la frasetta magari un po' sgradevole presa in sé può essere grave? Magari ha ravvisato proprio che stiamo parlando di un giudice, non stiamo parlando di un ragazzino, stiamo parlando di uno che deve anche capire qual è l'intento, qual è il contenuto dietro alla frase. Probabilmente il giudice avrà pensato che in realtà il contenuto non era quello della frase, magari la frase non era esattamente quella, per cui parlare di razzismo, attenzione, il razzismo è una cosa seria, non è in una parola, in una frase, perché cioè, le parole a volte sono dette così, non sono accompagnate, soprattutto in un momento di agonismo, va capita la situazione. Guarda, scusa, posso fare un esempio sciocco, mi viene? Al volo. Se una donna può dire a un uomo "io ti odio", ma in realtà perché lo ama. Allora è nell'intelligenza dell'uomo dall'altra parte capire se gli ha detto "ti odio" o gli ha detto "ti amo". Ora è chiaro che è diverso, certo. Ma per far capire che le parole possono essere accompagnate. È una cosa importante, le parole sono da usare con cura in questo caso, ma come in questo caso, leggendo questo comunicato, mi spiace dirlo, ma penso che a volte stare zitti sia sempre la scelta migliore da fare. Chi è stato zitto ma ha usato una immagine molto molto forte della reazione che ha portato il diretto interessato, ovvero Juan Jesus, è quella di mettere come immagine di Instagram, guardiamolo pure dalla grafica in questo caso, cambiare la sua immagine Instagram con il pugno del Black Power in questo caso come sentimento e come simbolo
di lotta al razzismo. Direi che questa basta come reazione, questa deve essere la reazione anche del Napoli, non un hashtag e poi un comunicato veramente veramente. Ma lui è parte in causa, quindi ci sta, cioè lui è parte in causa, ci mancherebbe. Io poi mi auguro che forse una chiamata il giudice sportivo l'abbia fatta con Jesus prima di rendere pubblica la sentenza, perché comunque forse era quasi un tocco di delicatezza umana, potremmo dire, in questo caso. Facciamo così, passaggio a Odd Shaker, pubblicità, poi leggiamo i messaggi dell'ultimo talk, puntata evidentemente dedicata a quello che è il tema del giorno, anzi della settimana, da quando si è giocato appunto Inter-Napoli. Vediamo appunto una quota per un amichevole internazionale, sono tanti match interessanti, questa sera uno di questi vede quella che è la favorita per i bookmakers, guardavamo ieri, per la vittoria di Euro 2024, l'Inghilterra contro il Belgio, infatti le quote contro il Belgio vedono l'Inghilterra favoritissima, quota di 1,70 per Sisal, 1,70 per Znai, 1,70 anche per Bet365, il pareggio a 3,75 per Bet365, 3,80 per Sisal, 3,85 per Leo Vegas, il Belgio vincente contro l'Inghilterra, 4,55 per Betflag, 4,75 per Snai, 4,80 per Golbet. Inghilterra-Belgio 1x2, come finisce Teodora? Inghilterra stravince. Giulio? Ma pareggio, anche se il Belgio non è più quello di tre anni fa. Mike? No, anche io dico X, ci sono alcune defezioni nell'Inghilterra. Poi anch'io sono convinto che siano favoriti per l'Europeo, ma troveranno sicuramente un modo per non vincerlo anche questa. Troveranno un modo per non vincerlo. Questa mi è piaciuta. Facciamo così, andiamo di corsa e pubblicità, poi ultima parte, ancora i vostri messaggi ancora sul caso Acerbi Juan Jesus, qui ad Alta Quota. Scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Reflusso gastrico, trio di Geracid e reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracid e reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracid e digestione. Tre azioni in una sola bustina. Quest'estate Sicilia o Sardegna? Con i traghetti GNV porti l'auto, le bici, i gonfiabili e anche lui. Ti rilassi in cabina fino a destinazione e se prenoti entro il 2 aprile hai uno sconto fino al 35%. Pianeta Terra chiama Gema! Gema protegge la tua casa grazie alla sua vasta gamma di porte blindate, grate di sicurezza, infisti e zanzariere. Gema potenzia l'efficienza energetica della tua abitazione con il fotovoltaico per un risparmio in bolletta. Super! Con Gema la consegna è garantita in meno di un mese. Gema, il tuo serramento più veloce della Lombardia. Colere Val di Scalve, presso la nuova cabinovia Schiaria 2200, il gruppo Dalla Grassa presenta l'esclusivo complesso residenziale di Navyland Resort. Pietre e legno, uniti a elementi dallo stile moderno e minimalista, creano un'atmosfera magica e irripetibile per il tuo rifugio nella natura. Vivi e lasciati travolgere da queste nuove emozioni. Contatta il gruppo Dalla Grassa per la tua casa in montagna direttamente sulle piste da sci. Per la
trascino da anni questa situazione per paura, mille problemi, e rimanda. Volevo persino andare all'estero per sistemare il mio sorriso, ma sinceramente non ero convinto. Poi ho fatto una visita in uno dei suoi centri. L'intervento l'avrebbe fatto lui. Mi ha dato fiducia e coraggio. E 24 ore dopo l'intervento sono tornato a sorridere, sono rinato. Grazie di cuore, dottore. Grazie a te, Mimmo, per la fiducia. Grazie, Federico. Una risposta italiana al turismo dentale. Torniamo in diretta per l'ultima parte di Alta Quota qui su Top Calcio 24. Facciamo così, facciamo subito un passaggio da Oud Shaker, poi spazio finale per commentare e per rispondere ancora ai vostri messaggi WhatsApp, sempre al nostro numero. Un'altra partita molto interessante, programma questa sera tra una squadra europea e una sudamericana, è Spagna-Brasile, partita bellissima, avvincente ed equilibrata anche per le quote, perché sono quote di 2,25 per la Spagna, favorita vincente per Goalbet, 2,27 per Betflag, 2,30 per William Hill. Il Brasile a 3, dato vincente da Bet365, 3 anche per Goalbet, 2,90 per Betfair, il pareggio a 3,50 per Bet365, 3,30 per Betflag, 3,10 per William Hill. Teodora, come finisce Spagna-Brasile 1x2? Amichevole. Molto pareggio, amichevole, pareggio, però pareggio. Brasile potrebbe fare la differenza, credo. Giulia, al volo? Da tripla sarebbe, dai, però so, sì. Facciamo uno per il fattore casa. Sì, però può vincere Brasile. No, certo. Anche per me è da tripla, dico X perché possono esserci tanti gol, da 2-2, divertente. È amichevole, vero? Sì. È amichevole, amichevole, ti confermo che è un amichevole. Io stavo già guardando perché stanno continuando ad arrivare i messaggi, vi rimetto fuori il numero, sono messaggi che arrivano al 347-841-5096. Ne ho addirittura salvato qualcuno che meritava una discussione qui in diretta con voi. Io, Giulio, chiedo a te, perché sei tra di noi forse il più esperto sul tema comunicazione e gestione media, dei media, di questi tipi di situazioni. Molti danno la colpa ai media, sia per lo strascico che Acerbi si porterà dietro come giocatore, ti chiedo un parere anche su questo, sia per l'aver cavalcato un caso che di fatto adesso poi si scopre non essere andato da nessuna parte. Sì, allora il caso non l'ha cavalcato Acerbi. Acerbi, come Joan Jesus, avranno strascichi, come ce l'avrà l'Inter, il Napoli, come è diventato un fatto di tifo, di colore, quindi i media, io adesso non sono lì alla console a leggere i messaggi, ma posso immaginare che ci sia un fattore tifo, come dire, dominante, al di là che sia siano due uomini a contendersi, diciamo così, questa situazione. È chiaro che io farei un distinguo tra quello che sono i social media, che sono attualmente ingestibili, sono, come diceva il buon grande Umberto Eco, sono anche megafono per diciamo persone non di grandissimo buon senso. Lui disse un'altra parola, per la verità. Un conto è però è la comunicazione ufficiale. Allora, quando c'è la comunicazione ufficiale, usciamo dalla tastiera del famoso leone ed entrano dei professionisti. Io mi aspetterei una coda di grande professionismo da parte di entrambe le squadre, conviene a tutti, proprio per la lotta contro il razzismo, proprio perché non bisogna esacerbare, le due società, i due giocatori, anzi ancora meglio, che si mettono d'accordo, ripeto, e davanti al pubblico presentano una pax vera, cioè, come dire, in nome del rispetto dell'avversario. Questo metterebbe a tacere, secondo me, i social media e forse anche invece quelli che sono organi che in questo caso, Federico, ti vengo dietro, hanno dimostrato, secondo me, un tantino almeno di inesperienza. Almeno quello, sì. D'altro, un altro messaggio interessante, Mike, vengo anche da te, sì. È riferito però al regolamento, cioè Dino ci dà questa considerazione, anche perché chi vuole ammettere le proprie colpe si becca comunque 10 giornate. Qua però andiamo su un fatto che è un po' un surreale, cioè nel senso, se una persona fosse, non so come dire, cioè qua si parla un po' anche di coerenza, cioè qua mi dice Dino, un regolamento non, in questo caso sembra quasi dire non tutela chi sbaglia, ma evidentemente non è fatto per questo. Però ti dico, il regolamento in questo caso ha giocato a favore o contro la soluzione, cioè o a favore o contro la giustizia, ti chiedo. Ma insomma, non si possono fare processi alle intenzioni, nel senso,
se si è arrivati ad uno scontro in cui ci sono due che mettono la loro parola, io posso anche, uno può anche pensare che Juan Jesus si è inventato tutto, non lo sto dicendo, uno può pensarlo, come uno può pensare che Acerbi abbia in realtà detto quelle cose e le abbia dette anche con una certa veemenza. Ripeto, noi stiamo facendo un processo alle intenzioni, cioè quindi se si arriva ad un livello in cui ci sono due persone che hanno due posizioni e sono le uniche due a sapere di quella posizione, di quello che è successo, il regolamento, come sempre, ci devono essere delle prove, quindi non è una questione di regolamento, è una questione di prove. Il fatto è che qui non sappiamo, possiamo intuire, possiamo avere una nostra opinione, ma non c'è una prova fattuale delle responsabilità e dell'uno e dell'altro. Fine. Assolutamente. Tra l'altro, aggiornamento anche per quanto riguarda sempre i spareggi di Euro 2024, 0-0 al 115esimo tra Georgia e Grecia, vicini ai rigori, non tirerà un rigore probabilmente, anzi se ci saranno i rigori non li tirerà sicuramente Kvaratskhelia, che è uscito al 108esimo minuto per un risentimento muscolare, per cui attenzione, potrebbe esserci anche una tegola per il Napoli in questo finale di stagione. Io ti lascio un minutino, sì, per commentare questo messaggio, perché la conclusione che molti fanno per messaggio è: il calcio italiano ha perso l'occasione davanti al mondo di fare qualcosa di buono per temi caldi che coinvolgono tutti, ci scrive Daniele. La sensazione, non so perché, cioè, è questa, ma perché si parte dal presupposto che Acerbi fosse colpevole, quindi, per dare questa risposta? Guarda, a me è difficile di dire colpevole o non colpevole. Comunque, io sono d'accordo con tutto quello che avete detto stasera, che di razzismo si deve fare una cosa assolutamente insieme, si scende in campo, si dimostra che comunque appoggiandosi e anche mettersi veramente così come le persone, che siamo tutti uguali e non deve essere cadere questi casi assolutamente, ma da nessun mondo a calcio, anche da tutte le parti a mondo, comunque calcio specifico Italia, oppure io bulgara di Bulgaria, a volte le case le è capitato, ovviamente anche lì giustizia sportiva, anche queste cose sono caduti casi così, perché purtroppo anche Bulgaria è un paese. E ovviamente noi speriamo che in questa puntata cerchiamo sempre di condannare che siano il meno possibile. Io ringrazio e saluto Teodora Stefanova, grazie mille Teodora. Grazie a voi, buona serata, buon proseguimento. Ti vedremo qua domani, giusto? Domani sera, sì, grazie. A posto, alla prossima. Grazie mille. Ciao anche, grazie a Giulio Peroni. Grazie Federico, a tutti voi, buona serata. Grazie come sempre a Michael Crisci. Ciao, grazie a te Fede, tornerò qui venerdì finalmente a parlare di calcio, che è cosa più migliore. Eh sì, che poi ricordiamo che sarà un weekend evidentemente in cui si torna in campo, anche se è il weekend sarà doveroso parlare pasquale di questo. Assolutamente, infatti sarà anche argomento centrale evidentemente anche per la puntata di Calcissimo di questa sera alle 23.30. Noi vi ringraziamo per averci seguito, grazie anche per i molti messaggi arrivati in diretta. Buon calcio a tutti, ma quel calcio appunto che di queste cose se ne tiene ben lontano. Ci vediamo prestissimo qui ad Alta Quota. Agonizzante conferite al collo e al petto riverso all'interno di un'auto. Cesano Boscone, quartiere Tessera, via Don Luigi Sturzo, è qui che una discussione fra due uomini finisce nel sangue. I fari ancora accesi e l'auto, una berlina parcheggiata a bordo strada, proprio in questo punto. All'interno la vittima con profonde ferite al collo e al torace, grave ma ancora viva. Trasportato al San Carlo, l'uomo morirà poco dopo. Contemporaneamente alla caserma di Corsico si presenta un ragazzo a 29 anni, confessa il delitto. Agli investigatori permetterà anche di ritrovare l'arma, un coltello a serramanico.
A pochi metri dal ritrovamento dell'auto, i carabinieri si sono spostati in quest'area ed è qui che è stato possibile ritrovare l'arma del delitto. Il cerchio si stringe e si scoprirà che l'omicidio si è consumato in famiglia. Da una parte lo zio Roberto Parisi, 41 anni, la vittima, residente a Sedriano. Dall'altra il nipote 29enne, reo confesso, residente a Buccinasco, entrambi con piccoli precedenti. Si esclude quasi subito la questione economica, nessun debito né denaro dato in prestito. Al centro della lite c'è invece una donna. Sembra infatti che la vittima avesse da poco iniziato una relazione con l'ex fidanzata del nipote, da qui la rabbia sfociata nel sangue. Il ragazzo si trova ora a San Vittore, per lui l'accusa è